Per BC Sport, e qui BC Sport, è finito il campionato italiano e siamo con Daniele Bennati, che ha seguito gli ultimi quattro giri in moto, vero Daniele? Beh sì, ci tenevo a fare anche questa nuova esperienza. Devo dire che seguire le fasi finali così con la moto da vicino mi è piaciuto molto e sicuramente un'esperienza da ripetere. E è stato secondo me un bel campionato italiano. Sapevamo che comunque il percorso non era, dal punto di vista altimetrico, forse anche planimetrico, non era così impegnativo, però chiaramente il chilometraggio e il grande caldo, ero convinto che soprattutto gli ultimi due giri fossero quelli più impegnativi e decisivi. In realtà poi l'azione decisiva è avvenuta proprio prima dell'ingresso dei quattro giri finali, però il campionato italiano spesso e volentieri, prima parlavo anche con Giovanni Visconti, che lui di campionati italiani se ne intende, spesso si risolve, devi saper cogliere l'attimo, e quando parte l'azione giusta erano tutti veramente buoni corridori, io li ho seguiti da vicino, anche Tizia è stato veramente molto bravo, poi ha ceduto solamente nel finale, però sono andati veramente d'accordo fino agli ultimi metri, e questo gli ha permesso il recupero soprattutto di un, certo, Baroncini, anche Fiorelli comunque con una buonissima condizione, però Baroncini stava rivenendo su veramente molto forte. E in generale sono molto contento perché comunque ha vinto un ragazzo talentuoso, no? Giovane, e a cospetto di chi magari in questi ultimi anni vuole un po' affrettare i tempi, no? Lui è un ragazzo che è cresciuto veramente con calma, senza nessun tipo di pretesa, è cresciuto in una squadra come la Bardiani, e sono contento anche per la Bardiani, per i Reverberi, che comunque sono riusciti a vincere questo campionato italiano e insomma stanno facendo un ottimo lavoro, sappiamo il lavoro che stanno facendo da anni, quindi sono molto contento per loro, e insomma ha vinto un ragazzo di una squadra professional, non World Tour, e anche questo credo che è un buon segnale. I ragazzi comunque non si devono mai abbattere sotto questo punto di vista, perché quando uno ha talento prima o poi emerge. Ha talento sia in una squadra, può emergere sia in una squadra continente, in una squadra professional, e chiaramente una squadra World Tour si è un pochettino più avvantaggiati perché si fa un calendario sicuramente più nutrito, però insomma io sono per i giovani e abbiamo veramente bisogno di un ricambio generazionale, ma sono convinto che arriverà presto, e anzi questa è la conferma che sta già arrivando. Sta già arrivando. Senti, per quanto riguarda i grossi nomi, ti aspettavi qualcosa di più? Nibali, Trentin, Viviani? Beh, diciamo che, ripeto, il campionato italiano è sempre una corsa strana, difficile da controllare. Loro, i vari Trentin, Viviani, Nizzolo, erano lì fino al penultimo giro, poi è chiaro che la corsa è diventata un po' incontrollabile. Loro erano anche, diciamo, non avevano compagni di squadra, quindi dovevano stare lì a attendere che qualcuno potesse chiudere per loro. E comunque adesso la stagione è ancora lunga, adesso inizierà il Tour de France e poi inizierò a valutare un po' quali sono le considerazioni da fare per i prossimi appuntamenti importanti. Senti, per quanto riguarda la volata di Lorenzo Rota, ho parlato con Valerio Piva, mi diceva è partito troppo presto, se no vinceva lui. Sì, diciamo che ci ho parlato anch'io con Lorenzo, comunque è andato forte, l'ho visto pedalare molto bene, però è così, insomma, in una volata a 4 spesso e volentieri non vince, magari non vince il più forte, vince quello che comunque arriva con più energie, e le volate spesso sono situazioni particolari in cui bisogna comunque anche saper cogliere il momento giusto per partire. Sicuramente è partito troppo presto, 350 metri dopo 240 km sono troppo lunghi da tenere, e sicuramente nonostante che è partito così lungo è riuscito ad arrivare ancora secondo, quindi probabilmente se avesse calcolato meglio la volata se la sarebbe potuta sicuramente giocare con Zana. Senti, ultima domanda sulla polemica che c'è stata un po' al Giro d'Italia Under 23, no? Il post che ha fatto anche Davide Cassani sui suoi profili social, tu da che parte ti schieri? I nostri hanno davvero più bisogno di corse a tappe, di più confronto internazionale? Che idea ti sei fatto? Io non mi schiero da nessuna parte, anche perché io sono arrivato quest'anno in federazione e sicuramente non ho un ruolo di responsabile anche per le categorie giovanili, questo io sono il commissario tecnico della categoria professionisti, e sicuramente io erediterò ed eredito tutto quello che viene dal basso.
sicuramente, forse se mi voglio ricollegare al discorso di prima, se uno ha talento che faccia corse importanti o che faccia corse meno importanti, prima o poi viene fuori. Probabilmente abbiamo passato un periodo un po' difficile, ma anche legato alla situazione di questi ultimi 2 anni, che comunque magari uno pensa che non ci sono i talenti, o io penso che i nostri, soprattutto qua, i giovani hanno comunque sofferto tantissimo, e probabilmente rispetto ad altre realtà abbiamo patito di più. E non voglio pensare che in Italia non ci sono talenti, e sicuramente c'è qualcosa da rivedere, bisogna fare le cose per bene. E cosa c'è da rivedere? La cosa sacrosanta è che sembra quasi no, impossibile che una nazione come la Francia, che è una nazione comunque che ha una grossa tradizione per il ciclismo, ma non credo assolutamente più di quella del nostro paese, abbia 4 squadre World Tour, e in Italia non abbiamo una squadra World Tour. Credo che qua, più che la federazione a livello politico, di istituzioni, bisognerebbe fare qualcosa, perché comunque non è un'utopia nel dire che comunque l'Italia ha veramente insegnato a quasi tutto il mondo ad andare in bicicletta, comunque a fare ciclismo quello vero. Perfetto, grazie Daniele e buon lavoro. Grazie.